Buonasera a tutti e benvenuti a questa presentazione del nuovo disciplinare a sostegno dell'internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese della città metropolitana di Firenze, anno 2023. Io sono Costanza Ceccarini e mi occupo di contributi in Camera di Commercio, quindi per qualsiasi informazione poi alla fine della presentazione potrete avere, ecco, i miei riferimenti e quelli delle colleghe per tutte le informazioni del caso. Iniziamo con gli obiettivi e le finalità dell'intervento della Camera di Commercio di Firenze. Intanto è come sempre un intervento relativo a erogazione di contributi a fondo perduto per le imprese. L'obiettivo di questo intervento è quello di rafforzare la capacità delle imprese di operare, di rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali. Facendo che cosa? Acquisendo dei servizi. Per chiaramente sviluppare il commercio internazionale o utilizzando anche degli strumenti innovativi e quindi la leva delle tecnologie digitali. La dotazione finanziaria. Quest'anno la Camera di Commercio ha messo a disposizione una somma pari a 150.000 euro, somma che potrà essere assolutamente integrata prossimamente e quindi la dotazione sicuramente avrà un incremento che verrà poi comunicato successivamente. Comunque, ecco, la somma sarà sicuramente, diciamo, ecco, più alta dell'importo che vedete adesso, che infatti generalmente ogni anno la Camera di Commercio destina un importo superiore, quindi anche per quest'anno questo importo sarà sicuramente rivisto in incremento. Come sempre, il contributo a fondo perduto erogato dalla Camera di Commercio di Firenze è erogato in regime de minimis e tutti i contributi erogati negli anni dalla Camera di Commercio sono sempre stati erogati in questo tipo di regime, ad eccezione del periodo del Covid, dove era stato previsto un regime particolare di aiuto che agevolava maggiormente le imprese, ma essendo terminato questo particolare regime d'aiuto, siamo ritornati al regime de minimis. In questo tipo di regime io ricordo che l'importo complessivo degli aiuti per ogni singola impresa è pari a 200.000 euro in un triennio. E ricordo anche che il contributo non è cumulabile con altri contributi che sono concessi allo stesso titolo e per le stesse finalità sia dallo Stato che da altri enti pubblici. Andiamo a vedere adesso chi sono i soggetti beneficiari dell'intervento camerale. Sono come sempre le micro, piccole e medie imprese iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio di Firenze. Entriamo un attimo nel dettaglio e vediamo quali sono le caratteristiche delle micro, piccole e medie imprese. La microimpresa è un'impresa che ha meno di 10 occupati, un fatturato annuo, un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. La piccola impresa è un'impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo, un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, mentre la media impresa è un'impresa che ha meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Queste sono sempre state, diciamo, ecco, sono sempre stati i soggetti beneficiari della Camera, quindi non è cambiato niente rispetto anche all'intervento dello scorso anno, quindi i soggetti beneficiari sono sempre gli stessi. Entriamo nel merito dei requisiti dei soggetti beneficiari. Il primo requisito è avere la sede legale o le unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze. Altro requisito è quello di essere iscritte al registro delle imprese ed essere attive. Importante perché spesso troviamo delle visure dove le imprese risultano inattive e quindi ecco, verificate che in effetti sia stata registrata l'inizio dell'attività. Importante è essere in regola con il pagamento anche del diritto annuale camerale e in particolar modo anche essere in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali, il famoso DURC. Anche in questo caso, prima di presentare la domanda, magari può essere opportuno fare una verifica sia sul diritto annuale camerale, quindi contattando i nostri uffici del diritto annuale e per quanto riguarda il DURC, richiedere un DURC e vedere se siete in regola con tutti i pagamenti. Altro requisito è quello di non trovarsi in fase di liquidazione, non essere soggetti né alle procedure concorsuali né alle procedure previste dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.
Altri requisiti dei soggetti beneficiari per accedere al contributo è non avere in corso dei contratti di fornitura di servizi anche a titolo gratuito con la Camera di Commercio di Firenze e poi relativamente ai legali rappresentanti, agli amministratori e ai soci non devono sussistere delle cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 159-2011, cioè il cosiddetto codice dell'antimafia. Quindi ecco, anche questo è un requisito, insomma, importante per poter avere il nostro contributo e noi faremo chiaramente dei controlli su questi requisiti. Per quanto riguarda gli ambiti di intervento, anche per quest'anno gli ambiti di intervento sono due. Uno riguarda i percorsi di rafforzamento della presenza all'estero e l'altro riguarda lo sviluppo di canali e strumenti di promozione all'estero. Andiamo a vedere quali sono le spese ammissibili all'interno di ogni singolo percorso, di ogni singola linea di azione, diciamo. Allora, nell'ambito dei percorsi di rafforzamento della presenza all'estero, le spese ammissibili sono quelle relative al rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie per l'esportazione nei paesi esteri o anche per l'ottenimento delle certificazioni di prodotto necessarie per l'esportazione in paesi esteri, poi le spese per la protezione del marchio all'estero, le spese per la progettazione, la predisposizione, la revisione e la traduzione dei contenuti di cataloghi, brochure, presentazione aziendale in lingua straniera. Le spese per lo sviluppo delle competenze interne attraverso anche l'utilizzo di un Digital Export Manager, che è una nuova figura prevista all'interno delle imprese che ha la doppia conoscenza sia dell'export che anche del settore del digitale. Relativamente alla linea 2, la linea B, chiamiamola così, dello sviluppo di canali e di strumenti di promozione all'estero, qui abbiamo come sempre le spese relative alla locazione degli spazi espositivi. E riteniamo ammissibile anche la quota di iscrizione per la partecipazione a mostre e fiere anche digitali inserite nel calendario fieristico internazionale 2023, quindi fiere svolte in Italia, calendario che è pubblicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Qui vedete anche qual è il link di riferimento. Quindi, se l'impresa ha partecipato o parteciperà a una delle fiere inserite nel calendario nell'anno 2023, potrà presentare la domanda di contributo alla Camera di Commercio. Ma sono ammesse anche le spese per la partecipazione invece a mostre e fiere, anche digitali, all'estero, sia in paesi europei che extraeuropei. Qui si parla anche di realizzazione di spazi espositivi, anche qui di prove di partecipazione, eventuale trasporto di prodotti, perché chiaramente una fiera all'estero ha delle spese diverse rispetto a una fiera che viene svolta in Italia. Sono ammissibili anche spese per la partecipazione ad incontri d'affari, che siano, diciamo, in presente o che siano in modalità ibrida, tra buyer internazionali e operatori nazionali. Allora, qui faccio una piccola precisazione relativamente alla partecipazione alle mostre e fiere. Alle mostre e fiere. Allora, in questo caso, sia in Italia che all'estero, in questo caso la domanda può essere presentata anche prima dello svolgimento della manifestazione fieristica, che comunque deve svolgersi nell'anno 2023. Questo è un requisito, diciamo, fondamentale che non può essere non rispettato. In questo caso, cosa si fa? Si presenta comunque la domanda, ma si deve essere già in possesso comunque delle fatture di acquisto dello spazio piuttosto che le fatture riferite alla fiera in particolar modo e chiaramente anche le quietanze. E poi ecco, dopo vi spiegheremo nel caso, diciamo, in cui si siano già sostenute le spese ma non si sia ancora partecipato alla fiera, qual è la procedura poi da seguire. Allora, andando avanti sempre sulla linea B dello sviluppo di canali e strumenti di promozione all'estero, sono ammissibili anche le spese per le campagne di marketing digitale in lingua straniera. Allora, anche qui abbiamo fatto una precisazione perché le campagne di marketing in digitale in lingua straniera devono assolutamente essere rivolte a paesi stranieri e nel caso in cui il documento fiscale che ci allegherete, quindi la fattura che ci allegherete, non indicasse i paesi e i periodi di realizzazione delle campagne, perché magari, non lo so, l'avete
fosse fatta tramite Facebook, magari ecco, non è possibile avere, diciamo, ecco, da Facebook una precisazione in fattura. In questo caso, ecco, dovrete allegare una nota specificando sia il paese a cui è stato rivolto e il periodo anche in cui è stata svolta questa campagna. Mi riferisco appunto in particolar modo a questo tipo di campagne, ecco, fatte ad esempio sui social, perché spesso e volentieri abbiamo visto che non è facile, ecco, comprendere né il periodo né il paese verso cui sono rivolte le campagne. Sono ammissibili anche le spese relative ad analisi e ricerche di mercato, per la predisposizione di studi di fattibilità relativi appunto a dei mercati di sbocco, a ricerca dei clienti o anche soggetti partner, in particolare contratti commerciali o accordi di collaborazione. Quindi le spese ammissibili, diciamo, sono molte. Sono ammissibili anche spese per test di mercato con esposizione dei prodotti in showroom e altre location idonee a seconda delle tipologie di prodotto, e anche assistenza legale, organizzativa e contrattuale e tecnico-specialistica per la finalizzazione di contratti d'affari e partecipazione o e tender e gare internazionali. Adesso invece, ecco, sottolineiamo quelle che non sono le spese ammissibili. Quindi ci sono alcune spese che non potranno godere del contributo camerale. E quali sono? Sono le spese per il soggiorno, quindi vitto e alloggio, viaggi, compresi taxi, navette o altri mezzi di trasporto utilizzati, le spese di rappresentanza, la produzione di campionature, i servizi di consulenza specialistica relativi alle attività ordinarie e amministrative aziendali, come ad esempio la consulenza in materia fiscale, contabile, legale o generalmente genericamente la promozione commerciale e pubblicitaria, e l'acquisizione di certificazioni non direttamente collegate all'attività di vendita all'estero e servizi di supporto e assistenza per l'adeguamento a norme di legge. Quindi tutte quelle spese, diciamo, che sono generali e che non sono, diciamo, ecco, riferite specificatamente al processo di internazionalizzazione. Non sono ammissibili in alcun caso le spese relative allo sviluppo, alla costruzione, all'aggiornamento del sito internet aziendale, e non sono neanche ammesse le fatture emesse da dei soggetti che hanno legali rappresentanti, amministratore o soci in comune con il soggetto che richiede il contributo camerale. Quindi questo è importante, insomma, ecco, mi raccomando, fate attenzione a queste tipologie. La domanda di contributo, come sempre, la domanda di contributo dovrà essere inviata alla PEC della Camera di Commercio all'indirizzo cciaa.firenze@legalmail.camcom.it a partire dal 29 maggio alle ore 9. Quindi mi raccomando, non inviate domande in una data precedente o in un orario, diciamo, ecco, antecedente a questa data, diversamente saranno rigettate e dovrà essere ripresentata la domanda. La scadenza per la presentazione delle domande è programmata al 31 dicembre 2023, salvo chiaramente una chiusura anticipata del bando per l'esaurimento dei fondi. Come si diceva prima, la domanda dovrà essere accompagnata dai documenti di spesa relativi agli interventi che sono stati sostenuti o realizzati, e quindi le spese, appunto, ecco, dovranno essere già state anche quietanzate, quindi si dovrà avere già pagato le fatture per le quali viene richiesto il contributo. Allora, ogni impresa può presentare soltanto una domanda di contributo, quindi il suggerimento è quello, magari, ecco, di mettere insieme più fatture relative agli interventi sull'internazionalizzazione, perché comunque avrete un'unica opportunità di presentazione della domanda. Le domande di contributo saranno istruite secondo l'ordine cronologico di invio, come sempre, quindi noi seguiremo un ordine e poi concederemo l'ammissibilità fino chiaramente all'esaurimento delle risorse disponibili. I documenti da presentare sono il modulo di domanda, che si può scaricare dal sito camerale alla pagina dei contributi, che deve essere chiaramente compilato in ogni sua parte e firmato dal legale rappresentante, sia con doppia modalità o digitalmente, oppure se non è firmato digitalmente, bisogna che sia firmato in maniera, diciamo, autografa, con in allegato la copia del documento d'identità del soggetto richiedente. Poi devono essere allegate le fatture di acquisto relative alle spese che sono state sostenute, che devono essere emesse a partire dal 1 gennaio 2023 in formato XML, laddove sia previsto, oppure in PDF negli altri casi. Allora, ricordo che in caso di partecipazione alle fiere che si svolgono o si sono svolte nell'anno 2023, sono ammissibili anche le fatture di acconto che sono state emesse antecedentemente a tale data. Quindi, se siete in possesso
Una fattura d'acconto emessa ad esempio nell'anno 2022 relativamente a una fiera che si è svolta o si svolgerà nell'anno 2023, in questo caso anche la fattura d'acconto viene considerata ammissibile e chiaramente sempre se quietanzata. E poi devono essere allegate anche, come al solito, le copie delle quietanze di pagamento relative alle fatture che allegherete alla domanda di contributo. Quali sono le modalità di quietanza accettate? Sono il bonifico bancario, che sia fatto allo sportello o che sia fatto tramite home banking, il pagamento tramite bancomat o carte di credito, tramite ricevute bancarie oppure assegno bancario non trasferibile. L'importante, ecco, sottolineo qui l'importanza delle quietanze, è necessario che nel momento in cui allegate la quietanza, nel documento che allegate ci sia l'evidenza dell'addebito dei pagamenti sul conto corrente aziendale. Ad esempio, nel bonifico bancario noi dobbiamo trovare o la dicitura eseguito, non è sufficiente un CRO, quindi potrete o allegare la lista dei movimenti dal quale si può evincere l'addebito del bonifico o ad esempio allegare l'estratto conto dal quale appunto si può vedere l'addebito del bonifico, chiaramente insomma ecco, tralasciando tutti gli altri pagamenti che a noi chiaramente non interessano, però ecco, importante è che si veda l'addebito del bonifico e anche il conto di provenienza, cioè che sia un conto intestato all'azienda. Infatti non sono ammissibili i pagamenti effettuati in contanti o comunque da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo. Anche questo mi raccomando, ecco, le fatture non siano pagate da qualcun altro, perché diversamente non potremmo considerarle ammissibili. Il contributo è anche per quest'anno un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, sempre al netto dell'IVA. Il minimo di spesa è 500 euro, sempre al netto di IVA, e il massimale del contributo varia a seconda della tipologia di spesa. Allora, 1.000 euro come contributo massimo se vengono allegate spese relative a partecipazione a mostre e fiere svolte in Italia, mentre 1.500 euro è relativo invece a tutte le altre tipologie di spesa ammissibili. Chiaramente i due massimali non si possono sommare, quindi nel caso in cui ci sia un'impresa che ha spese relative alla partecipazione a mostre e fiere in Italia e a un'altra tipologia di spesa al massimo, ecco, potrà avere 1.500 euro di contributo totale. È come sempre riconosciuta una premialità aggiuntiva di 100 euro alle imprese che sono in possesso del rating di legalità. E come sempre questi contributi sono erogati applicando la ritenuta d'acconto del 4% da dove prevista. Allora, per tutte le informazioni del caso, gli uffici camerali, in particolar modo l'ufficio gestione interventi promozionali, bandi e disciplinari, è a disposizione per rispondere a quesiti particolari, relativamente sia alle modalità di presentazione della domanda che del bando. Il numero di telefono è lo 055 23 92 139, la mail a cui inviare quesiti è contributi chiocciola fi.camcom.it e come vi dicevo sul sito camerale all'indirizzo www.fi.camcom.gov.it alla pagina dei contributi potrete trovare sia il testo completo del disciplinare, una breve sintesi dello stesso e anche il modulo per la presentazione della domanda. Abbiamo quindi inseriremo anche nel pomeriggio le slide di presentazione e anche un piccolo vademecum per la presentazione delle domande, dove sinteticamente ecco, sono un po' stati sintetizzate le modalità di presentazione della domanda. Allora, io direi che se avete delle domande da porre che siano diciamo di possibile interesse anche per gli altri partecipanti, di scriverle in chat e noi siamo qui a disposizione insieme alle colleghe per rispondere. In caso diciamo ecco, di quesiti particolari, di casistiche particolari, vi invitiamo invece a contattarci o telefonicamente o a mandarci una mail in modo ecco, da avere anche la possibilità e l'opportunità di potervi dare una risposta più completa ed esaustiva. Io interrompo la condivisione e vediamo ecco, se avete delle domande da porci in chat.